Priolo Gargallo si è vestita a festa ieri sera nel giorno dell'Angelo Custode, patrono e protettore della cittadina in provincia di Siracusa. Al mattino la processione che ha portato il simulacro dalla Chiesa Madre fino a quella dell'Immacolata, poi nel pomeriggio altra processione dall'Immacolata fino alla Chiesa di Santa Chiara, dove l'Arcivescovo di Siracusa alle 18.30, Monsignor Francesco Lomanto, ha presieduto la celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità politiche, civili, militari e religiose. Poi intorno alle 20 è partita la processione che ha riportato il simulacro dell'Angelo Custode nella Chiesa Madre in Piazza Quattro Canti. Il parroco della Chiesa Madre, Don Pietro Barraco, ha recitato l'atto di affidamento all'Angelo Custode. Presenti ovviamente il sindaco di Priolo Pippo Gianni, la sua vice Maria Grazia Pulvirenti, gli assessori della giunta comunale, la presidente del consiglio Federica Limeri e molti consiglieri comunali. Telecittà online siracusa.it e Sesta Rete canale 81 del digitale terrestre per tutta la Sicilia hanno seguito ieri sera in diretta la festa dell'Angelo Custode. Signor sindaco, siamo qui in processione dietro il nostro Angelo Custode. Come dicevamo così fuori onda, è un momento difficile questo per l'umanità, con la recrudescenza delle guerre. Quanto è importante avere un punto di riferimento come l'Angelo Custode? Lo pregherò, come faccio tutte le sere, perché possa stendere la sua protezione non solo ai cittadini di Priolo, della Sicilia, dell'Italia, ma di tutto il mondo, perché possano finire le guerre e i bambini possono crescere in un ambiente sano e i bambini possono avere un futuro, possono avere un minimo di qualcosa da mangiare e non qualcosa a cui viene tolto le gambe, le braccia. Basta con queste guerre che non servono a niente. Pace, amore è quello che mi auguro per tutti. I carabinieri della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 29enne di nazionalità marocchina con precedenti per rapina e danneggiamento dopo averlo intercettato mentre alla guida di un ciclomotore sfrecciava contromano tra i numerosi turisti in piazza Pancali e nei vicoli adiacenti in Ortigia. Bloccato, ha cercato di opporre resistenza al controllo, era sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita, gli sono state comminate sanzioni pecuniarie e il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il 29enne nordafricano è stato associato alla casa circondariale Cavadonna di Siracusa. Interdetta la spiaggia della Pillirina a Siracusa. Il demanio ha spiegato che la motivazione non è legata a ragioni di proprietà a vantaggio della società Elemata Maddalena, ma alla necessità di garantire la pubblica incolumità. Una vicenda lunga e tortuosa, quella legata al destino della Pillirina, con un percorso che si è snodato in buona parte nelle sedi della giustizia amministrativa. Ultimo passaggio in ordine di tempo è stato quello della definizione dei confini demaniali, richiesta ed ottenuta dai proprietari. La questione spiaggia, tuttavia, esulerebbe da quest'ambito. Dal demanio puntualizzano infatti che, in linea di principio, l'accesso al mare va garantito. In questo caso non può esserlo, ma per sole ragioni di sicurezza. Due ordinanze, una della Capitaneria di Porto di Siracusa, una dello stesso demanio, vietano, per pericolo di smottamento e caduta massi, tanto la sosta quanto il transito. Ci vorrebbe un progetto ed ancor di più un finanziamento delle autorizzazioni e quello che la burocrazia prevede. Se questo accadesse, il proprietario dovrebbe tornare a garantire, dal punto di vista del demanio, l'accesso al mare, che in questa fase invece dovrebbe restare negato anche agli stessi proprietari. Si è svolta all'Urban Center la presentazione della quarta edizione del Cine Oktoberfest con il suo ormai tradizionale slogan «Il cinema del passato è il nostro futuro». Un evento cinematografico ideato e diretto da Giuseppe Briffa, patrocinato dal Comune di Siracusa, assessorato alle politiche culturali. L'edizione di quest'anno si svolge dal 4 al 31 ottobre in diverse sedi cittadine.
tra le quali l'ex liceo Tommaso Gargallo e Spazio 900 in via Mirabella. Le proiezioni, conferenze, concerti, spettacoli teatrali si svolgeranno in tre fasce orarie, quella pomeridiana, quella serale e quella notturna. Lo slogan ufficiale del Cine Oktoberfest, come ogni anno, è The Cinema of the Past is Our Future, cioè il cinema del passato è il nostro futuro. E il sottotitolo è Breve storia del cinema nell'orrore contemporaneo. Questo non deve spaventare in alcun modo il pubblico, perché si parla di un orrore sociale e l'orrore sociale lo viviamo purtroppo quotidianamente tutti in tutte le branche, dall'ecologia alla cinematografia. Quindi fondamentalmente affrontare lo stigma sociale per cercare di in qualche modo destrutturarlo e demolirlo è quello che ci proponiamo di fare, ecco. Io mi sono occupato in particolare di questa piccola sezione, sono quattro film di Ai Weiwei, che è questo artista, cineasta cinese che è uno dei più grandi artisti contemporanei del mondo, e faremo quattro suoi film pochissimo visti, tra cui uno, Rohingya, girato nel più grande campo profughi del mondo in Bangladesh, che è la vita quotidiana di molte persone, un milione di profughi. Il film ha la caratteristica di essere letteralmente la vita quotidiana, quindi non sarà una proiezione tradizionale, ma sarà un'installazione in cui la gente entra, guarda, esce, eccetera. Sortino si prepara a fare un tuffo nel passato con la prima tappa del Festival Medievale Itinerante dei Borghi Blei, il primo di una serie di eventi ricchi di spettacoli, rievocazioni storiche e intrattenimento per tutta la famiglia. Il festival è prodotto da Fare Musica con la direzione artistica di Gianfranco Raffalà e promette di riportare in vita l'atmosfera del Medioevo, offrendo una giornata immersiva tra tradizioni, mestieri e spettacoli. Primo appuntamento domenica 6 ottobre, quando a partire dalle 16 il cuore di Sortino sarà animato dal corteo storico, che vedrà la partecipazione di artisti e gruppi rinomati come i Tamburi di Bucchieri, la Compagnia del Vespro Enna, i Cavalieri dell'Associazione Le Tre Vie di Montelauro e i Falconieri dei Nebrodi. I partecipanti potranno vivere una rievocazione storica unica con l'accompagnamento di musica medievale e dimostrazioni di antichi mestieri. Tra i punti salienti della giornata, alle 16.30 l'apertura del villaggio medievale in piazza Cappuccini, dove i visitatori potranno scoprire campi d'arme, mercati medievali, giostre e antichi mestieri. Alle 17 gli spettacoli della Compagnia del Vespro Enna e le loro affascinanti esposizioni di oggetti e accessori del tempo. Alle 19 animazioni itineranti con artisti come la Girandola, e a seguire gli spettacoli dei Giullari del Diavolo, che offriranno momenti di giocoleria e arte scenica in piazza Cappuccini. La serata proseguirà con dimostrazioni spettacolari, tra cui la Falconeria dei Nebrodi, e culminerà con l'esibizione teatrale di Stefania Bruno alle 21.30, che presenterà lo spettacolo di Sandra Art, Sorella Sabbia, Fratello Vento, una narrazione poetica accompagnata dalla voce di Vincenzo Bruno. Telecittà e online siracusa.it, in collaborazione con Sesta Rete, trasmetteranno in diretta la manifestazione da Sortino a partire dalle ore 19.30 circa. Dopo più di un anno, il capitano di vascello Andrea Santini cesserà dall'incarico di capo del compartimento e comandante del porto di Siracusa per assumere l'incarico di comandante in seconda presso la capitaneria di porto di Genova. A subentrargli sarà il capitano di vascello Antonio Cacciatore, proveniente dal comando generale del corpo delle capitanerie di porto, dove ha rivestito l'incarico di capo del primo ufficio del settimo reparto, informatica, sistemi di monitoraggio del traffico e comunicazioni. Presieduta dal direttore marittimo Sicilia Orientale, contrammiraglio Antonio Ranieri, la cerimonia del passaggio di consegne si svolgerà domani, giorno 4 ottobre, alle ore 10, alla Capitaneria di Porto, alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose di Siracusa.
I sindacati di categoria Filctem, Femca e Wiltec sono stati convocati il 9 ottobre prossimo alle 10.30 in commissione Ars Territorio ed Ambiente, presieduta dal deputato regionale Giuseppe Carta. I temi che saranno affrontati saranno quelli dell'IAS e l'area industriale siracusana, dove la preoccupazione per il futuro tra i lavoratori del petrolchimico siracusano continua a crescere. I gravi problemi che affliggono la zona industriale siracusana, con particolare riferimento alla vicenda IAS e al rilancio del polo industriale, continuano a tenere banco. L'obiettivo è capire cosa pensano i rappresentanti della politica regionale sul futuro del petrolchimico siracusano e soprattutto comprendere quali sono le intenzioni che si vogliono adottare, ha spiegato Andrea Bottaro, segretario generale della Wiltec Sicilia. Già nelle scorse settimane le tre sigle sindacali avevano indetto un'assemblea dei lavoratori di 4 ore con la richiesta precisa di supporto alla politica per rilanciare il polo industriale attenzionando il tema dell'IAS. Ottimo esordio in campionato per il Melilli, ripescato in prima categoria. La formazione allenata da Maurizio Intagliata ha debuttato con una vittoria esterna 1-0 sul campo del Mazzarino. 3 punti importanti per il Melilli, che vuole disputare un buon campionato. Domenica prossima l'esordio casalingo contro il Cassibile Fontane Bianche, altra squadra ammessa al campionato di prima categoria, un derby siracusano che si preannuncia intenso, emozionante e combattuto. Noi siamo, diciamo, una neopromossa, per cui siamo felici di questa nuova categoria. I ragazzi hanno lavorato benissimo durante la preparazione, per cui secondo me possiamo fare un buon campionato. Dobbiamo sicuramente adattarci subito ai ritmi e all'intensità che questa nuova categoria sicuramente darà. Abbiamo puntato sui nostri giovani locali, è un progetto nato 5 anni fa dove ci siamo prefissati di riportare i giovani melillesi al campo e in parte ci siamo riusciti, ma soprattutto di fare crescere una generazione di ragazzini che negli ultimi anni ci hanno dato delle belle soddisfazioni. Abbiamo lavorato sotto traccia per il ripescaggio in prima categoria, ci siamo riusciti, un obiettivo bellissimo perché riportiamo un po' il calcio che conta a Melilli, che manca da circa 15-20 anni. E siamo fiduciosi e certi che questi ragazzi faranno bene, perché è un gruppo sano, educato, ed è quello che serve in questo momento. Thank you.